Soundcheck, dato che è partita l'estate e da adesso in avanti saremo nel pieno dei concerti estivi, del summer tour eccetera eccetera, voglio darvi alcuni consigli su come fare il soundcheck. Per prima cosa, prima di ricordarvi di iscrivervi al canale, cliccare campanellina, social network eccetera, ma tanto sapete già tutto, vi ricordo una cosa importante, ragazzi, vi prego, si chiama soundcheck, non si chiama check sound. Se dite check sound, qualcuno potrebbe menarvi, quindi per favore dite soundcheck. Detto questo, partiamo subito. Perché è così importante? Perché ho dedicato un video al soundcheck? Perché ci sono alcuni accorgimenti da avere per farlo bene, per farlo al meglio. Ma perché bisogna farlo al meglio? Perché se noi facciamo bene il soundcheck della batteria e se il nostro fonico ci fa bene la batteria suona meglio. Quindi il soundcheck è una parte importantissima, perché se lo facciamo male, se la nostra batteria suona male durante il live, per le 2 ore di live che suoneremo, per l'ora e mezza, non lo so, la nostra batteria suonerà male e quindi è un problema. Ok, magari si può anche dare colpa al fonico, ma tanto quelli che lo suoniamo siamo noi. Quindi il primo consiglio che vi do, ve lo dico spesso nei video, parlatevi, non andate contro il fonico, perché tante volte c'è questa cosa di dire no, io suono la batteria, allora io voglio suonare come voglio io, il fonico non deve dirmi niente. E invece non è così, il fonico sa come far uscire la batteria bene fuori. Poi ovviamente se qualcosa non ci va bene, vabbè, ne parliamo e ne discutiamo. A parte questo, che era non il numero 1 ma il numero 0, diciamo, consiglio numero 1, ragazzi, ve l'ho già detto in un altro video ma lo ripeto perché è troppo importante: quando fate il soundcheck cercate di suonare forte come quando suonerete poi in concerto, suonate con la stessa potenza. Perché? Perché tante volte nel soundcheck il fonico vi dice rullante e noi facciamo sì, vabbè, rullante. Poi comincia il concerto e noi meniamo fortissimo, non va bene, perché se il fonico vi ha fatto i suoni per il rullante piano come lo suonavate prima nel soundcheck e quando andate live lo suonate fortissimo, distorce tutto, cioè si sentirà tutto quel casino lì perché il microfono è settato in un'altra maniera. Cercate di sforzarvi e suonare allo stesso volume, cercate di essere presi bene, diciamo gasati, come lo sarete quando andrete a suonare poi nel concerto, nel live, così almeno la batteria nel soundcheck sarà uguale alla batteria che poi avrete in concerto. La questione numero 2 è l'accordatura, cercate di non uccidere la batteria. Cosa vuol dire? Molte volte, soprattutto nei locali, ma in realtà questa cosa capita anche all'aperto, molti fonici vi chiedono di stoppare tantissimo la batteria, praticamente far sentire il tom che fa tuc, finito, che non ha nessuna coda, che il suono non va avanti. Questa cosa, ok, in alcuni generi ci può anche stare, se noi facciamo ad esempio reggae di un certo tipo questa cosa ci può stare, ma perché è il genere che vuole quel tipo di accordatura. Ma dato che siamo in estate, dato che probabilmente saremo all'aperto, cerchiamo di farla respirare la batteria, vuol dire farla suonare veramente. E se noi suoniamo il tom deve avere un attacco e una coda, ma la coda deve averla, perché se no il suono diventa troppo secco. Ragazzi, non fate i suoni troppo secchi, perché se no, se il suono è già secco quando suoniamo la batteria normale, suoniamo solo la batteria, quando incominciano a mettersi anche tutti gli altri strumenti, chitarra, basso, voce, tastiera eccetera, andranno a rinsecchirci ancora di più la batteria, quindi praticamente se la batteria già è secca sparirà. Se invece la batteria respira bene, ha un bel suono, quando ci saranno anche gli strumenti la batteria diventerà un po' più secca e quindi avremo l'equilibrio giusto. Quindi se vedete che un fonico vi chiede queste cose, cercate di chiedergli di usare i gate. Cosa sono i gate? Così almeno mi collego al punto numero 3. I gate sono praticamente delle cose, diciamo, che ci sono sul mixer, soprattutto sui mixer digitali c'è proprio la possibilità di inserire un gate, e praticamente il gate va ad abbassarci la coda dei tom del rullante, o dipende ovviamente dove lo mettiamo, perché il gate praticamente si apre nel momento in cui saliamo sopra una certa soglia di volume tra virgolette, e la release del tom, cioè il decadimento del suono del tom, arriva sotto una certa soglia, il gate ci chiude il suono. Questo cosa vuol dire? Questo significa che possiamo decidere quanto far andare avanti la coda di un tom. Se il tom fa col gate può fare e finire subito. La cosa molto bella dei gate è il fatto che possiamo proprio decidere quanto far durare un tom, quanto far durare un certo colpo. Ma attenzione, la questione dinamica è molto importante, perché il gate, come vi ho detto, permette al suono di passare solo sopra una certa soglia che andremo a decidere. Ma quando facciamo il soundcheck, se noi suoniamo sempre tutto solamente forte, diventa un problema questo, perché il fonico ci setterà la soglia del gate molto alta. Quindi questo significa che se noi suoniamo piano, se noi abbiamo ad esempio il gate sul tom e suoniamo piano il tom, quel colpo lì di tom non ci sarà. Quindi una cosa importante da fare durante il soundcheck sempre è quella di non suonare tutto a dinamica forte, ma fate sentire bene le dinamiche, soprattutto per alcune parti della batteria. Ad esempio, se io suono in una band ad esempio rock, suonerò probabilmente praticamente tutto forte. Ma attenzione, perché nel momento in cui suono rullante io avrò bisogno anche probabilmente di fare delle ghost, quindi il rischio che se il gate impostato è troppo alto non si sentano. Vi faccio sentire un groove in cui
all'inizio non c'è gate, poi ce n'è un pochettino e poi ce n'è uno molto molto potente. Sentirete che in quello molto potente le ghost spariranno. Altra cosa molto importante, ve lo dico per esperienza personale perché mi è successo veramente. Quando dovete fare, quando fate il soundcheck e vi chiedono cassa, rullante, tom, timpano, eccetera, eccetera, non fate né un colpo ogni mezz'ora né 60 colpi al secondo. Perché? E so che sembra una cavolata detta così, ma c'era un fonico che anni fa mi ha detto: guarda, suona solo un po' più veloce, perché mi chiedeva tipo il tom e io aspettavo che il suono del tom finisse completamente, così da lasciargli fare tutto quello che voleva, anche sul decadimento, eccetera. Quindi facevo tipo una cosa del genere. Quindi mi fa: guarda, vai un po' più veloce, vai a una velocità normale, anche perché se no ci mettiamo 6 anni a fare il soundcheck. Quindi non andate né troppo troppo lenti quando fate ogni pezzo della batteria, né troppo veloci, perché se quando mi chiedono il timpano io incomincio a fargli, è dura capire quanto dura la coda del suono, se il suono è bello o no. Poi numero... Cacchio, il numero sono? 5. Numero 5. Non fate diventare il soundcheck un solo di batteria. Perché ok che noi batteristi siamo i protagonisti in quel momento, tra virgolette, e non siamo abituati così tanto a essere i protagonisti. Però il soundcheck, come vi dicevo prima, è fatto per far suonare bene la batteria. Quindi è importante che il fonico senta bene quello che stiamo facendo. Se dopo aver suonato tutti i pezzi singolarmente, come si fa di solito, il fonico ci chiede: suonami un pochettino tutto, e noi gli diciamo: sì, non c'è problema, ecco, non è il massimo, perché non riesce a farci i suoni. Cosa capisce da questa cosa qua? Invece quando ci chiede di fargli anche tutta la batteria, facciamogli capire bene i pezzi della batteria distinti. Quindi basta, il video può finire qua. Ah no, ecco, un'altra cosa, consiglio numero 6, diciamo, che è un po' diverso dal suonare eccetera, ma se avete la possibilità, se qualche altro vostro componente della band suona un pochettino la batteria, ogni tanto una cosa importante secondo me da fare è quella di scendere dal palco e andare a sentire come suona la batteria fuori. Ma perché? Non per poi andare dal fonico e dirgli: guarda che hai fatto un lavoraccio eccetera eccetera. No, non per questo, ma per capire se noi abbiamo accordato bene la nostra batteria, se suona bene, se in futuro dobbiamo modificare qualcosa eccetera eccetera. Perché ad esempio questa cosa qua a me è servita molto per il mio tipo di suono. Io quando suonavo mi sono innamorato del suono senza rimshot proprio per questa questione qua, perché a un certo punto sono andato giù, uno della band ha suonato la batteria e gli ho detto: ma rullante così non mi piace, perché è troppo secco. Però a suonarlo senza rimshot, l'ha suonato senza rimshot e mi è piaciuto molto di più, e di lì in avanti ho incominciato a suonarlo senza rimshot. Quindi ci sono alcuni accorgimenti che quando siamo sul palco, quando siamo presi bene dal suonare, non ce ne accorgiamo, e tante volte non è possibile accorgersene da seduti alla batteria, diciamo. Quindi Ma basta veramente però! Il video può finire qua, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!